Cari quadisti, domenica mattina partenza QX4 over 40 e vediamo Nicola Montalbini che è venuto in tribuna per vedere la partenza di suo padre, il vecchio Bruno Montalbini, che corre nella over 40, effettivamente come appena detto dallo speaker, il pilota più longevo, 60 anni, signori, ancora a combattere. Eccoli alla partenza. Vi vediamo, il vecchio Rondi è riuscito ad aggiudicarsi la Osciotta, seguito da Magno, Cristian Pinoli, e non abbiamo visto probabilmente esatto in quarta posizione Maurizio Bianchi. Stanno salendo, un attimino di telecronaca, seguiremo solo i primi giri di questa QX4. È veramente lontano, quindi in questa videocronica vedrete dei puntini, ma vediamo il maidomo Rondinini, che dove può sfruttare le doti di stabilità e di trazione del suo KTM, sinceramente imbattibile, mantiene la U-shot e allunga per il primo giro sugli avversari. Adesso arriviamo in discesa, una serie di salti che certo non sono l'optimum, ma per il grande Gianluca, ma sicuramente cercherà di gestire il vantaggio acquisito fino al riattacco della pista veloce guidato, dove il suo KTM dà il meglio di sé, e anche lui. Ma lo vediamo comunque migliorato tantissimo anche sui salti a San Severino Marche, vicino a casa, probabilmente conosce molto bene il circuito e non ha alcun timore riverenziale nell'affrontare i doppietti insidiosi e tagli del circuito che stortano parecchio anche il quad. Marco Magnetti nel corso del primo giro sta recuperando nella parte tecnica, decide una traiettoria esterna, ma non affonda, mantiene il distacco con Gianluca, cerca di accorciarlo, e lo vediamo nella serie di salti dove Gianluca veramente deve cercare di occupare tutta la pista per impedire l'arrivo del Magnus. Grande Magnetti, pole man di questa QX4, ricordiamo la categoria più numerosa dell'italiano, tutti gentleman's driver, ed ecco che stanno ritornando sul traguardo. Vediamo Gianluca che grazie alle doti di trazione del KTM ha mantenuto la prima posizione, ma Magno è molto aggressivo, tenta un esterno per un'uscita interna, ma Gianluca gliela chiude ed è costretto a passare sull'esterno dopo c'è una doppia, un doppio dosso. Magnetti sta spendendo molto per cercare un quanto mai improbabile attacco a Gianluca e si sta esponendo alla risalita di Cristian Pinoli, dominatore assoluto delle prime gare della QX4. Vediamo Magnetti in ogni discesa avvicinarsi e Gianluca in ogni salita e in ogni curva in derapata da fettucciato allungare veramente sul Magno. Il problema di Magno è sicuramente la tenuta fisica, e se spende troppo in queste prime fasi per cercare di superare Rondinini potrebbe andare ad aver problemi e quindi ad avere difesa della posizione nei confronti di Cristian Pinoli, che è veramente stoico, una roccia. E vediamo che Magnetti dopo un giro di studio riesce a superare Rondinini, e adesso Magnetti deve dare il tutto per tutto, deve cercare di portare a casa un gap di secondi che lo possa tranquillizzare per il ritorno di Pinoli. Ma è veramente dura, comunque Pinoli dovrà adesso vedersela con Rondinini. Rondinini è un pilota molto corretto, ma non ti lascia un centimetro, anzi se può con la scelta delle traiettorie quando è davanti, sempre seguendo il regolamento, riesce a portarti via anche metri di traiettoria, quindi difendere la sua posizione. Andiamo Magno in pista, vediamo riarrivare nella parte guidata, ormai Gianluca non ha più la possibilità di riattaccare e riconquistare la U-shot. Adesso arriveranno sul traguardo e vediamo tra Magnetti e Pinoli quanto sarà il distacco, perché tutto si giocherà su questo. Vediamo, passa Magno, lo prendiamo a riferimento, passa Pinoli, 2 secondi e 46, ma Gianluca Rondinini promette grande battaglia e di fermare gli avversari. Il primo pilota della QX4 del Team Cozzi è riuscito a passare Rondinini grazie a un'imperfezione di Gianluca in un tornante in uscita,
ma Pinoli era stato intrappolato dietro a Rondinini. Questo vuol dire almeno un altro metà giro dietro a Rondinini e almeno altri 2 secondi guadagnati dal Magno su Pinoli. Quindi nella migliore delle ipotesi vedremo un Magnetti al terzo giro che si presenterà sul traguardo con 4 pappine di vantaggio su Cristian Pinoli, e bisognerà vedere negli ultimi 3 minuti di gara se la tenuta fisica di Magnetti consentirà di fermare l'incredibile recupero che sicuramente avverrà da parte di Cristian Pinoli, che però vediamo in questo momento è successo qualcosa nel gruppo di testa, c'è stato un sorpasso e contro ogni previsione Pinoli è riuscito a sorpassare Rondinini veramente in un punto ostico del circuito. Pinoli è certo e conscio che se il Magno se ne va 4 secondi non glieli porta via più, il vecchio Magno è un leone e ti sa gestire 4 secondi in 3 giri come se fossero veramente un'eternità. Nulla da fare, Pinoli sta tenendo i 2 secondi dal Magno e sugli ultimi giri sarà veramente dura. Vediamo il pilota estero della QX4 del Team Cozzi che è riuscito a superare Magno, ha speso troppo Magno in questi primi giri dietro Magnetti e Pinoli sta arrivando. Grandissima performance tecnica di Magnetti, purtroppo la mancanza dell'allenamento lo penalizza sicuramente nel corso dei in questo circuito parliamo di almeno 15 minuti di gara se non 16. E Pinoli in questo giro attaccherà sicuramente Magno, ma proprio per una questione fisica, di tenuta fisica. E vediamo Pinoli che entra e ce la fa, non c'è niente da fare, Magno insiste, ma la concretezza atletica di Pinoli è superiore. E adesso vediamo Cristian Pinoli, dominatore della QX4, che si sta lanciando all'attacco della prima posizione, e vediamo se avrà ragione anche del pilota del Team Cozzi. Ha ragione del pilota del Team Cozzi, signori, in quella salita la prestazione fisica è importantissima e in quella salita Pinoli è riuscito ad allungare dominando il mezzo dopo ben 5 giri di stanchezza sulle spalle. Ma vediamo il Maidomo Magnetti che attacca il pilota del Team Cozzi e cerca con la tecnica di avere la meglio sulla prestazione atletica sicuramente superiore. Pinoli se ne va. Pinoli se ne va, signore. E grande Cristian Pinoli, grande Cristian Pinoli. E grande pilota del Team Cozzi, grande superiorità tecnica del Magnus, di Magnetti, che proprio sui salti dà il meglio, ma lo vediamo affaticato anche sui salti nelle fasi di atterraggio. Non è più fluido e va in affaticamento, cerca di compensare con lo spostamento del corpo, ma le braccia non sono più quelle dei primi giri. Ha speso troppo dietro a Rondinini Magnus. Comunque, signori, Magnetti terza posizione, non ha QX4 che gira in tempi eguali se non inferiori sul passo gara alla QX2, è veramente una grande QX4, ricordiamo la categoria più numerosa dell'italiano. Pinoli si sta lanciando sui salti, nessun risparmio per il mezzo a parte il Magno che cerca di limitare i salti per evitare grandi botte. E vediamo Maurizio Bianco all'attacco di Rondinini. Maurizio Bianco avrà in questi ultimi giri il compito di portare a casa il risultato, il terzo posto, no, il terzo posto è impossibile, di portare a casa il quarto posto. E vediamo la QX4 che sicuramente porta a farsi vedere da tutti i più grandi team. Vediamo ancora Andrea Cesari. Pinoli se ne sta andando, il Magno sta tenendo il pilota del Team Cozzi e Maurizio Bianchi è in lotta serratissima con Gianluca Rondinini, che ricordiamo sta effettuando 2 gare nella QX4 e nella QX6 con le macchinine. Non saranno dei quad, ma sicuramente ti stanca un po' anche la QX6. E in effetti Maurizio Bianchi è riuscito ad attaccare sempre sul salitone, dove la cosa importante è la prestazione atletica. Il Gianluca Rondinini si è ormai accaparrato solidamente la 4ª posizione. Gianluca quando molla così è più una vecchia volpe che decide di portare a casa il risultato che un pilota che ti vada a rischiare il tutto per tutto in una curva, sinceramente senza più le forze per poi gestirti il recupero della posizione o la riconquista della posizione che aveva perso. Vediamo che sta arrivando, stanno arrivando gli ultimi concorrenti del gruppo, amatori,
Vediamo Bruno Montalbini, grande leone. Che difende posizione su posizione, Bruno non molla, i piloti dietro al Bruno. Ed ecco che stiamo vedendo arrivare Cristian Piloti, il pilota del Team Gozzi, e Marco Magnetti che sta controllando la posizione e probabilmente sta recuperando le energie per un attacco finale negli ultimi due giri di gara che dovrebbero essere dati. Che dovrebbero essere già stati dati, e quindi quello che passerà adesso dovrebbe essere esattamente l'ultimo giro. No, eccolo qua, cartello degli ultimi due giri. Pinoli se ne sta andando, Merculiano il pilota del Team Cozzi sta tenendo, e adesso vediamo il Magno. Questi sono gli ultimi due giri dove il nostro Magno deve dare il tutto per tutto, tenerlo in questo giro, nel giro successivo affondare la zampata. È importante che in questo giro Magnetti non spenda energie ma si limiti al controllo e alla verifica del punto perfetto dove portare l'attacco definitivo e perentorio per la conquista della seconda posizione. C'è da dire che il pilota del Team Cozzi, signori, non molla nelle discese. Magnetti al suo punto forte, dove lo sforzo fisico non è eccezionale, ma il pilota del Team Cozzi con la sua onda frappone la trazione sulle salite e la prestazione fisica alla grande tecnica di Marco Magnetti. E per il Magno è dura, comunque terza posizione per il grande Marco Magnetti, e non dimentichiamoci di Cristian Pinoli, prima posizione, assoluto dominatore come nelle altre gare, non sta facendo altro che confermare la sua posizione di leader assoluto, e oltre alla tecnica che sfoggia in ogni gara sta confermando una prestazione fisica da pilota trentenne, invidiabile per chiunque, e non manifesta alcun tipo di gara per alcun tipo di calo per tutti i 15 minuti di questa incredibile gara. Eccoli, signori, li seguiamo ancora per l'ultimo giro. Il Pinoli è ormai in pieno controllo, Magnetti ha rinunciato, meglio una terza posizione in gara 1 che un disastro. Ma vediamo un Maurizio Bianchi che sta recuperando come un leone, e ci gusteremo quest'ultimo giro con Maurizio Bianchi all'attacco di Marco Magnetti. Sicuramente Magnetti andrà a spingere sul pilota del Team Cozzi, e Maurizio Bianchi nell'ultimo giro avrà la possibilità di un doppio sorpasso e di un agguanto del podio. Vediamo, Magnetti è stato avvisato dai box dell'arrivo di Bianchi e sta dando tutto per tutto. Grande Magno! Perdiamo, guarda come lo guarda! Ostia! Ha avuto un attimo di stanchezza, anche il Bianchi non ce la fa più. Ecco i leoni. Ah no, ragazzi, se non avviene qualche birlatona qui all'ultimo giro, ci hanno tentato ma le forze non le ha più nessuno. Arriveranno al traguardo Cristian Pinoli, il pilota in seconda posizione, il pilota del Team Cozzi, grandissima prestazione la sua. Terza posizione Magnetti, quarta posizione Maurizio Bianchi, ricordiamo Maurizio Bianchi campione italiano 2011. Sono stanchi, sono veramente stanchi, non stanno mollando, ma non vogliono buttare via la posizione conquistata in gara 1, che sono punti pesanti per il campionato e vuol dire tenersi aperte tutte le chance per gara 2. Ecco, come lo abbiamo affermato, vediamo un Maurizio Bianchi che addirittura in discesa è riuscito a guadagnare su Magnetti, sfoggiando anche lui una tecnica spettacolare. Magnetti è veramente in un affanno fisico abbastanza importante, dà dimostrazione dell'essere un leone nei salti, ma nelle curve in appoggio dove devi tenere il corpo con grande sforzo fisico, il Magno è veramente in affanno. Vediamo in questa curva in appoggio, e infatti in questa curva in appoggio Magnetti ha perso almeno un 6 metri. Adesso un altro tornantino in appoggio, un Bianchi che sicuramente arriverà ancora più aggressivo, due saltini che possono salvare il Magno, e poi la serie di tre salti dove il Magno dovrebbe riuscire a difendere la posizione, perché è comunque superiore anche se stanco nei confronti di Maurizio Bianchi. Signori, ultimo giro,
ultimo arrivo al traguardo e li vediamo. Ciao Jack, mi muovo per vedere se riesco a farvi vedere il traguardo. Eccoli. E Pinoli, prima posizione, seconda posizione team Cozzi, l'uruguayegno, e terzo il Magno, con la quarta posizione di Maurizio Bianchi. Una splendida gara in salita e in recupero per Maurizio Bianchi. Signore, davvero qua di Distributo Vita per la QX4 è tutto, un saluto.